Il router gaming XR500 non è come gli altri router. Non resterà inutilizzato in un angolo della casa. Interagirai con le impostazioni tutti i giorni. Per evitare di dover passare da una schermata all'altra durante il gioco, è possibile aggiungere tutte le funzionalità preferite alla dashboard personalizzata. Come puoi vedere qui, ho pannelli di caratteristiche diverse su un unico schermo. È davvero facile aggiungerne altre. Tutto quello che devo fare è cliccare sull'icona a forma di pin nell'angolo in alto a destra del pannello. Ho appena bloccato la mia mappa dei filtri Geo e ora aggiungerò due dei miei altri pannelli preferiti di QoS e Network Snapshot. Tornati sulla dashboard ora, puoi vedere che sono apparsi in fondo. La dashboard è completamente personalizzabile, quindi ho intenzione di spostare il mio pannello dei filtri Geo in una posizione migliore e ho intenzione di ridimensionarlo per renderlo più facile da vedere. Vado anche a tirare fuori l'anti-buffer blot, così posso accedervi facilmente. Infine, sblocchiamo questi altri pannelli perché non li userò molto. Ora la mia dashboard è completamente configurata. Posso usarla per ottenere immediatamente tutte le informazioni di cui ho bisogno, permettendomi di giocare mentre interagisco con il mio router.